proposta numero 12, mozione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia su interventi di prevenzione e contrasto alla droga e alle dipendenze patologiche. Passo la parola al consigliere Barocelli per illustrare la mozione. Grazie. Grazie Presidente. Se dovessi darvi straordinari nella passata amministrazione avrò fatto degli altri. Esageriamo. Un pochino di più. Solamente per aver affrontato il consigliere Nerozzi. Presidente, il consiglio sempre silente, buono, lì, guarda. Allora. Ovviamente parto nella mozione a ricordare dei dati anche un po' preoccupanti dell'uso di droghe stupefacenti in Italia e nell'Unione Europea. Questo trend nazionale purtroppo è confermato anche all'Agliana. C'è poco da dire, chi vive un po' il nostro paese, Agliana è pieno di spacciatori, è inutile stare qui a menare il camperlaia. E come mi ha detto una persona quando io mi lamentavo di questa presenza indesiderata, mi diceva il problema è che quando c'è tanta offerta perché c'è tanta domanda. E allora mi sono incuriosito, ho cominciato a fare qualche domanda a amici conoscenti e tutti mi dicevano sì, ma tutti i giovani fanno. C'è una cosa che mi sembrava talmente strana, era la normalità, anzi mi guardavano quasi allibiti come comunque non lo sanno, non lo so. Quindi mi è sembrato normale cercare di prendere, ora risolvere il problema, no, si sarebbe troppo bravi, però quantomeno cercare di porre un limite. Non lo so nemmeno io, però insomma almeno contrastarli, quello che si può fare. E ora io in questa mozione, oltre alla droga ovviamente è la cosa più eclatante, però ci sono anche altre dipendenze che sono quelle che ho, alcune le ho ricordate anche perché me le hanno date, ma ci sono dei nomi che fanno quasi paura. Che non veramente questi non sapevo nemmeno che esistessero, perché che esistesse l'hikikomori io non sapevo neanche cosa fosse, lo dico per il consigliere, me lo sono segnato perché tanto non me lo ricordavo. E quando uno si isola completamente vive solo attraverso i social o attraverso internet, non è un po' così. E in più, altra cosa in più, non so, anche in giovane età c'è l'uso massiccio di doping, sembra strano, anche i ragazzetti, ma anche a livelli amatoriali si parla, non grandi in qualsiasi sport. Detto questo, ovviamente tanto per fare un preambolo, quello che volevo prima ancora di dire le impegnative, voglio dire che mea culpa, mi sono dimenticato di scrivere l'alcol nella lista, ho scritto sempre droghe e dipendenze patologiche, quindi se il consiglio ritiene che sia da specificare esplicitamente anche alcol, si aggiunge, se per tutti ritiene che va bene così, cioè mi è venuta, ormai l'avevo protocollato, l'ho vista bene. Quindi chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco della Giunta ad assegnare ad un rappresentante della Giunta o del Consiglio una delega specifica nella lotta alla droga e alle dipendenze patologiche, con l'incarico di promuovere e coordinare l'azione del Comune su questa materia, ad istituire un osservatorio comunale sulle droghe e dipendenze patologiche, composto da esperti, rappresentanti dei servizi scolastici e sociali, dalle forze dell'ordine, dalla Polizia Municipale, del terzo settore, dei SERD e dei medici di medicina generale. L'osservatorio sarà utilizzato come strumento di supporto nella raccolta dei dati, nel monitoraggio, nello studio e nell'elaborazione delle politiche di lotta alla droga e alle dipendenze patologiche nel Comune. A prevedere in sede di bilancio un apposito
apposito fondo dedicato alla lotta alla droga e alle dipendenze patologiche e soprattutto ad avviare sul territorio comunale campagne informative di sensibilizzazione e prevenzione in materia di dipendenze patologiche da droghe, da rivolgere in particolare riguardo alla fascia d'età giovanile, al contesto scolastico e al conseguente supporto alla genitorialità. Grazie. Grazie consigliere Valincelli. Ci sono interventi? Sì, un paio, alcune considerazioni, diciamo, sicuramente il tema è pressante, diciamo, forse più di quanto ne abbiamo percezione, no? Un po' a volte perché magari il mondo dei giovanissimi, a tutti noi in realtà come ci diventare. Non sempre vicinissimo, quindi non si ha l'idea, diciamo, della velocità della trasformazione di questo mondo e poi anche perché effettivamente è una di quelle situazioni che restano spesso tacciute, no? Anche un po' nell'omertà di quello che vediamo quotidianamente. Quindi sicuramente il tema è complesso, non solo il tema, diceva il consigliere Baroncelli, delle droghe, ma il tema dell'alcol, che forse è quello più accettato socialmente, ma che crea, insomma, tra i maggiori danni, no? Cioè non ci si stupisce che insomma, la sera si possa bere tantissimo, quando sia gli effetti dal punto di vista della salute e anche, diciamo, dal punto di vista sociale, di pericolosità, sono elevatissimi. E questo, come società in generale, penso questo trasversalmente, non di fatto ci chiudiamo gli occhi davanti a questo. Credo che le risposte rispetto a questo tema siano tante, in realtà, e questo sicuramente in forze politiche ci sono anche letture differenti, tema, non lo so, delle droghe leggere, liberalizzazione, insomma, sicuramente su questo ci sono sfaccettature diverse, per quanto, insomma, su questo condivido pienamente, insomma, la durezza, l'idea che sia un tema da combattere con forza. Venendo però alla mozione, il tema anche in realtà che ripongo poi al consigliere Baroncelli è se sia effettivamente, rispetto a quello che già fanno o possano fare, competenza del comune lavorare su questo tema, in particolare sul tema di avere una delega specifica, insomma, un assessore dedicato, perché e questo sicuramente già col tema con la delega al sociale, il ruolo, diciamo, degli assistenti sociali, di quello che fa questo in termini di servizio comune, sia col fatto che in realtà questa amministrazione, diciamo, ha inaugurato il tema della sicurezza, quindi un tema sicuramente significativo su cui penso il gruppo della Lega ponga un'attenzione, diciamo, almeno politicamente a parole particolari. Quindi su questo mi sembra, diciamo, che di delega ce ne siano, di strumenti ce ne siano per lavorare. È una materia che resta in capo principalmente quello della lotta alle forze dell'ordine, quindi niente il contrario su il tema dell'osservatorio, niente il contrario su le azioni informative ed educative, però ecco, insomma, quello di voler mettere, diciamo, una delega mi sembra più di mettere un timbro, diciamo, per dire beh, noi seguiamo questa cosa, ma in realtà poi gli strumenti del comune non siano effettivi e in realtà questa materia competa, come è giusto che sia, in maniera più sostanziale e autonoma alle forze dell'ordine. Grazie. Grazie consigliere Dallucci, passo la parola a Sindaco. Sì, un brevissimo intervento. Allora, sì, è vero, ci sono certi argomenti che ci stanno a cuore, non solo a parole, anche di fatto, perché siamo vinti due bandi arrivando qui in regione, quindi abbiamo portato ciccia a casa e al comune con due agenti in più e con l'implementazione della videosorveglianza. Riguardo alla mozione specifica, vado per salti perché ho scritto alcuni appunti sparsi. È chiaro che il mondo delle droghe è un mondo che è in continuo mutamento, quelle che erano, diciamo, le droghe tipiche degli anni 80-90, mi viene in mente l'eroina, no? Di sinistra, ottimo, che poi si è evoluta in tutta una serie di droghe di cosiddetta ultima generazione. E c'è da dire che c'è due tipologie di droghe, secondo me, volendo dividere un po' in maniera manichea il mondo della droga. Chi della droga ne fa un uso, che è quello di fuggire,
fuggire dalla realtà, cioè chi vive un disagio sociale talmente grosso che trova nella droga, nell'eroina, nella siringa un modo per fuggire dalla realtà, e chi usa la droga invece per il cosiddetto sbaglio, è la droga del sabato sera, la pasticca piuttosto che lo spinello, eccetera. Ma attenzione, ci sono tutta una serie di sostanze che molte volte, in molti periodi vengono date e se ne fa un uso e poi negli anni se ne riscontra la tossicità. Mi viene in mente il Micoren, con tutte le persone che sono morte, ultimo Anastasi, che veniva dato come acqua naturale ai giocatori, e quindi ha fatto riferimento anche al mondo dello sport, e poi si è rivelato essere doping, con tutte le persone che sono morte. Il fenomeno, diciamo, della droga è un fenomeno devastante. Io leggevo un articolo tempo fa che riferiva la quantità di droga che era stata trovata nelle tubature dell'acquedotto e sulle banconote, cioè una quantità ma allucinante, che faceva proprio, che dava il quadro di come l'uso delle droghe fosse diffuso. Non è facile molto spesso andare a supportare e ad aiutare chi fa uso di sostanze stupefacenti, perché, e ha detto giustamente bene il consigliere Vannuccini, molte volte sono persone che sono quasi invisibili, no? Che vivono nel lato invisibile. Il lavoro della società deve essere capillare, non bisogna mai mollare la presa. I social e i media hanno in questo dato, diciamo, il colpo di grazia a un sistema già devastante, perché se un cantante già di per sé pubblicizza o sponsorizza l'uso della droga, è chiaro che un ragazzino di 13-14 anni o anche meno, che vede nel cantante il proprio punto di riferimento, la prima cosa che fa è emulare quella persona. Io, parlando una volta con un esponente delle forze dell'ordine, aveva beccato due ragazzini che facevano uso di sostanze stupefacenti, erano due spinelli, riportati dalla famiglia. La famiglia rispose: ma che sarà mai, uno spinello ce lo siamo fatti tutti. Cioè, è anche lì il lavoro della famiglia, il lavoro della società, che il lavoro della scuola prima del lavoro della politica. Attenzione, la politica però non deve esimersi, e per quanto può deve fare la propria parte. Permettetemi di chiudere con una provocazione: se in tanti comuni ci sono assessori che hanno la delega a festeggiamenti, ci può essere anche una delega alla lotta contro la droga. Grazie. Grazie sindaco. Sì, un consigliere buono. Volevo rispondere al consigliere Vannuccini. Le volevo rimandare all'emittente quello delle parole, perché noi comunque abbiamo un assessore alla sicurezza che si dà da fare, a differenza di altri assessori precedenti presenti in comune. Vi volevo far presente questa volta. Abbiamo vinto un bando, metteremo telecamere, aumentiamo la sorveglianza, ci sarà tanto da lavorare, perché questo è un argomento molto complicato. Però non accetto il fatto delle parole, non l'accetto, perché il nostro assessore è molto presente in comune, molto. E potete constatare anche voi tranquillamente. Poi c'è da lavorare su questo argomento, perché sinceramente ci sono vari problemi. Uno prima di tutto è il del web, che ormai oggi come oggi è facilissimo trovare tutto. Poi i ragazzi anche all'età giovanissime hanno soldi a sfare nei portatori, le droghe costano sempre meno, si riescono a trovare in qualunque posto, su qualunque sito. Anche lì bisognerebbe che ci fosse un lavoro un pochino più forte della polizia postale a bloccare i siti tempestivamente, qualunque sito vende droghe oppure incita cyberbullismo. Insomma, il lavoro è ampio, dai. Comunque niente, noi siamo d'accordo anche con questa mozione. Grazie consigliere Buono. Grazie Presidente. Vorrei partire quasi di fondo da questa mozione. La maggioranza
in maniera economica sembra che vuole tanto bene l'assessore Grandi del bilancio, perché anche qui c'è una previsione in sede di bilancio di un apposito fondo dedicato alla lotta alla droga e dipendenza patologica. Bisogna sapere anche qui il percorso che deve fare questo fondo, no? Per poter essere messo in bilancio provvisionale. Cioè, qui siamo attualmente con una diana in esercizio provvisorio, penso, no? Che si sappia, perché il 31 dicembre non è stato fatto il bilancio previsionale, c'è il tempo fino al 31, l'ultima data al 31 marzo. Però è anche vero che ci sono anche degli impegni che il Comune ha preso con la Regione per finanziare, come ricordava prima il Silvio Buono a proposito del Cesita, che ha portato avanti dei progetti, i quali dovrebbero iniziare con i vigili a tempo determinato dal 1 di marzo. Oggi ne abbiamo 27. Ai consiglieri non è arrivata nessuna comunicazione al momento dei documenti che devono pervenire 20 giorni prima. Poi ci sono i 7 giorni, 5-6 giorni per la convocazione del consiglio comunale, 5 giorni per apportare degli emendamenti. Insomma, si rischia in sostanza che qui non ci si faccia per il 1 di marzo. Quindi, poi dico, mi impegnerei un po' di più sulle cose già attuali e concrete da portare avanti. È vero, le televisioni ampie, larghe, eccetera. Ho apprezzato l'intervento del sindaco. Il sindaco fa diversi interventi e li apprezzo, perché a volte appunto focalizza. Il suo intervento probabilmente era quello teso a dire, cioè, che non essere favorevole alle droghe leggere, perché ci ha descritto tutto l'iter, no, che succede. Anch'io farei molta attenzione a liberalizzare anche le droghe leggere su questo, ma questo non è la comunità della mozione, sì, no? Questa mozione non ho parlato né di droghe pesanti né di leggere, sì, no, poca cosa è una percezione, è molto, molto abile con le parole, consiglio. No, sono è molto abile, sono abile. Ho avuto questa percezione, mi scuso, ma se le percezioni politiche non contano, contano fatti, ci sono le registrazioni, va, comunque percezioni le lasci perdere, va bene. Allora, mozione, osservatorio, che fa questo osservatorio? Non lo so. Come è composto? È composto da esperti, servizi scolastici, forze dell'ordine, della polizia municipale, del terzo settore, del SERD, della medicina generale. Questo è uno strumento di supporto per raccolta di dati, c'è scritto. Questi dati io penso siano a disposizione, basta andare al SERD e ci sono questi dati sicuramente. Quindi, cioè, questa tutta attività, questa tutta istruttoria dell'osservatorio, ho i miei dubbi che sia richiesta, che sia funzionale, che non sia un doppione, che non sia una sovrapposizione, eccetera. Me e sul bilancio, ripeto, voglio vedere come viene inserito nel bilancio, eccetera, eccetera. L'ultimo punto, avviare sul territorio comunale campagne informative di sensibilizzazione, di prevenzione in materia di dipendenza patologica, e rivolgo proprio riguardo alla fascia d'età giovanile. D'accordissimo, sull'ultimo punto mi trovo pienamente d'accordo. Sui precedenti aspetto ora dal consigliere Baroncelli che ci spieghi un po' meglio questo osservatorio, in che cosa questa attività, questo strumento di supporto per la raccolta dei dati che ci sono già, non è che è qui, perché ci sono dei dati sensibili, non è che questo osservatorio, e ci sono dei medici che vanno a reperire dati su chi ha determinate dipendenze, determinate patologie, non è questo osservatorio che avrà questi compiti di reperire i dati. Quindi i dati ci sono già a disposizione dell'ASL, del SERD, e quindi si tratta di divulgazione, si ritorna all'ultimo punto, sensibilizzazione e divulgazione. Al momento mi fermo, grazie. Grazie Nerozzi, passo la parola un attimo al sindaco. Sì, da parte di chi ci ha lasciato senza l'approvazione del rendiconto con due sollecite del prefetto, facendolo approvare a noi a settembre lezioni sul bilancio, non mi accetto e non mi accetterò mai. Passo la parola all'assessore Grandi. Tagliati, consigliere, a proposito di responsabilità. Assessore, parli. Allora, per quanto riguarda l'esercizio provvisorio, siamo assolutamente nelle regole, infatti si sa benissimo che fino al 31 di marzo si può fare l'esercizio provvisorio. La differenza del fatto che magari non si riesce a trovare
il bilancio entro il 31 dicembre, la differenza è che come autorizzatore non si può dare vita agli impegni, insomma, e pagare gli impegni eccetera eccetera durante l'anno. Ma lei non si preoccupa, perché questa amministrazione innanzitutto fa lavorare i propri dipendenti, soprattutto la mia funzionaria, ma in maniera che, diciamo, si cambia, e quindi noi saremo il 31 dicembre, sarà mio impegno assolutamente di approvare il bilancio di previsione, cosa che per ora naturalmente non è potuto essere, e comunque io la prego di non stare a sindacare quello che pensa che possa essere, eccetera, perché noi stiamo lavorando e verrà che ce la daremo anche per il 1° di marzo a dare diciamo, le risposte a tutti i vostri dubbi, e quindi noi lavoriamo alacremente per poter approvare il bilancio previsionale nei termini e anche prima. Grazie. Grazie. È un piacere personale, è un dovere alla collettività dei cittadini. Chi le dico solo che, diciamo, lui fa il suo ruolo, voi avete il ruolo dei consiglieri, noi abbiamo il ruolo degli amministratori, voi giustamente ci dovete pungolare, ma noi lavoriamo e poi vedremo i risultati che fino ad ora, diciamo, ci stanno premiando. Allora, si inizia la dichiarazione di voto. Consigliere Vergini, a lei la parola. Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa mozione, non sono entrato nel dibattito perché per una buona parte condivido il consigliere Balluccini, nel senso che questa mozione qui, come intenti, la condivido, è inutile fare tutti i preamboli che sono stati fatti, perché condivido le parole del sindaco, quello che si è fatto un po' sul fatto dell'importanza che dobbiamo mettere tutti noi nella lotta alle droghe. È ovvio che poi politicamente ci sono varie strade, chi è per la legalizzazione di quelle leggere, chi no, ma questo è un altro tema. Qui si sta parlando di un tema prettamente locale e di quello che il nostro comune può fare all'interno del territorio. Partendo dall'ultimo punto, l'ultimo punto lo condivido in pieno e credo che questa amministrazione debba mettere in atto il più possibile delle iniziative sul territorio, soprattutto con i ragazzi, quindi con le scuole, coinvolgere il più possibile il tessuto associativo affinché in qualche maniera si possa combattere culturalmente, come si diceva prima, per i libri, in questo caso qui culturalmente si possa combattere l'utilizzo delle droghe, perché poi si combatte soprattutto attraverso la cultura, attraverso l'insegnamento, perché come ci ricordava il sindaco, è vero che ci sono le droghe del sabato sera da sballo, ma molte persone utilizzano le droghe per fuggire dalla realtà, ci sono disagi, per cui ci sono una serie di difficoltà proprio anche nel gestire i rapporti umani, che in qualche maniera devono essere tirati fuori, cercare quei cittadini che sono invisibili agli occhi di tutti noi, in qualche maniera per aiutarli in un percorso di liberazione dalle droghe, che spesso ti possono condannare a una vita di schiavitù e di dipendenza, che non ti permette di essere indipendente, autonomo, e anzi a portarti a limitarti in maniera anche spesso pesante. Condivido anche il punto che si possono destinare una serie di fondi affinché si possano fare queste iniziative qui, poi valuterò nel merito le iniziative che verranno fatte, però a livello globale si dice che vengono spesi dei soldi nel bilancio per fare attività di informazione e lotta, e quindi questo, come dicevo prima, attraverso politiche culturali e tutto mi trovate pienamente d'accordo. Per quanto riguarda l'osservatorio, diciamo che non sono né d'accordo né contrario, nel senso che se l'amministrazione ritiene di dover avere uno strumento in più per avere maggiori dati, maggiori informazioni, questa è l'amministrazione che lo deve giudicare. Se serve questo osservatorio poi lo valuteremo, se effettivamente come lavorerà o no. Allora, tutte cose comunali ci sono state prima, no? Gli organi collegiali si perde tempo, le informazioni si discute, non porta niente. Se è chiesto di fare un organo collegiale con l'associazione di territorio è una perdita di tempo. Qui si coinvolge medici, forze dell'ordine, quindi anche persone difficilmente trovabili in fasce orarie che possono partecipare perché hanno mille impegni, perché purtroppo le forze dell'ordine sono poche e non riescono a fare il loro lavoro quotidiano perché hanno carenza d'organico, ma spesso anche in sanità c'è una carenza d'organico forte, quindi non è neanche facile impegnare queste persone qui a farle venire fisicamente. Forse, come diceva il consigliere Nerozzi,
è più utile chiedere tramite i tanti strumenti che abbiamo, quindi mail, telefonate o anche da parte del sindaco, incontri personali che va a, a trovare le forze dell'ordine, incontri con gli ufficiali istituzionali e le istituzioni sanitarie, che fare questo osservatorio. Poi se l'amministrazione tiene che serva, io come prima ero d'accordo per fare la consulta sociale per garantire il più possibile i diritti dei disabili, sono d'accordo anche questo. Poi come tutte le consulte vanno valutate sul lavoro che si faranno, non sono d'accordo sul primo punto, perché sarà una questione formale che sì, come diceva giustamente il consigliere Vili, quindi in questo caso qui non c'è, passatemi in termini, il contenuto della mozione, che contiene la mozione sugli altri tre punti, però è una questione formale che per me è molto importante, perché come la intendo io la lotta alle droghe, come ho detto prima, anche riprendendo le parole del sindaco, è un'attività che il comune può fare attivamente e ha gli strumenti per poterlo fare nel sociale, perché è attraverso il sociale che si combatte le droghe, le dipendenze, tutto, come strumenti del comune. È ovvio che poi ci sono anche altri strumenti, cioè quello della lotta a livello criminale, quindi individuare chi commette reati e portarli in un processo giudiziario affinché vengano condannati, ma questa è la parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Il comune deve collaborare, come fa, perché sicuramente l'amministrazione lo fa il sindaco, lo fa la giunta, lo fa sicuramente la nostra polizia municipale, comunque deve continuare a farlo, ma secondo me è un po' inutile individuare un assessore che sia diverso anche da quello del sociale, perché poi mi immagino sia diverso da quello del sociale, questa funzionalità qui. In più ce l'ha il sociale, perché è molto importante, tra le politiche che il comune italiano deve portare avanti, e credo che questi tre punti successivi li debba fare l'assessore che è stato invitato dal sindaco con le deleghe al sociale, perché credo sia una persona competente, abbia le capacità e di portare avanti questa serie di azioni, e non abbia bisogno di avere un altro titolino per portare avanti, perché se dobbiamo dare titolini a tutte le sottoattività di ogni singola delega, ogni assessore ha due pagine di deleghe. Posso capire, e chiudo, il discorso della sicurezza, che può essere anche può interfacciarsi, no? Con più assessorati, può essere più complessa, poi deve essere lì un segnale politico che si voltare, quindi lo posso politicamente comprendere di più, non lo condivido ma lo comprendo di più. Qua non lo comprendo e non lo condivido politicamente, per cui sono d'accordo su tutto. Io su questa mozione mi astengo, perché non voglio approvare un assessore alla lotta alle droghe, perché credo che sia insito nel funzionamento sociale del nostro comune. Si diceva qualche consiglio fa che è importante la sostanza, ma è importante anche la forma, e per me qui, quando si danno le deleghe agli assessori, è molto importante anche la forma. Il mio voto è l'astensione, grazie. Grazie consigliere Bercini. Consigliere Pazzoli, dichiarazione voto. Grazie presidente. Una mozione a mio avviso utopistica, però ben venga qualsiasi cosa al contrasto alla droga e a tutte le altre dipendenze. Qualsiasi progetto che possa anche portare il minimo beneficio a qualcuno, anche non dico salvare, comunque portare sulla retta via una persona, educare più persone, ben vengano in questo consiglio comunale. È un po' in contrasto con quello che ha affermato qualcuno prima, perché non si vuole fare le consulte, ma di fatto che non avete scritto consulta, ma è una consulta quella che volete fare. Ripeto, qualsiasi cosa, qualsiasi atto, da qualsiasi parte politica venga, troverà sempre la mia approvazione. In questo caso ritengo che sì, come ha detto il consigliere Valoncini, ci sono strumenti già e comunque persone, il SERD e altre entità che contrastano e lavorano in questo senso. Ripeto, è molto utopistica, però speriamo che porti qualcosa di buono al contrasto di tutte queste
patologie, malattie, dipendenze, chiamatele come volete. Il mio voto è favorevole, grazie. Grazie consigliere Bartoli, consigliere De Rossi. Grazie presidente per la parola. Allora, dichiarazione di voto. Io ho già espresso alcuni contenuti prima, vedo lo strumento dell'osservatorio secondo i criteri di efficacia e di concretezza, non quello, lo strumento ideale, diciamo, visto anche voi che le disponibilità economiche, le risorse di personale da impiegare, da reperire, come ha accennato Mancini, insomma, che c'è carenza sia a livello delle forze dell'ordine, a livello della presenza degli esperti sanitari, che già sono impegnati in questi compiti, che già fanno conferenze e sono all'interno delle associazioni, già esiste questa attività, non è che qui si impronta qualcosa di nuovo, cioè qualcosa, cioè bisogna, quindi io invito a riflettere sulla opportunità, appunto sulla concretezza, sul pragmatismo che è vostra, mi sembra una vostra linea, come avete detto prima, siamo per le vie semplici e per ottenere il risultato. Qui non è una via semplice e il risultato, mi sembra che l'efficacia del risultato sia messa in dubbio rispetto agli strumenti già che ci sono, eccetera. Rimango molto favorevole sul discorso che sulla sensibilizzazione, sull'ultimo punto, sulla partecipazione, quindi sulla diffusione della comunicazione, come ha accennato prima il sindaco nel suo intervento. Quindi su questo veramente bisogna spendersi e con degli strumenti efficaci e validi raggiungere il massimo del risultato, perché l'efficacia si misura con quello. Perché se l'obiettivo, scusatemi ora che non me la metta male, ma che se quello è dire, ma ci sa anche la delega, ci sono un assessore per la cosa, bene, se serve, se è utile, se è efficace per gli interventi, valutatelo prima questo aspetto, nel senso, io su questo ho dei dubbi e permettete li posso esprimere, perché se anche il Consiglio Comunale penso abbia la possibilità, nessuno, penso cioè, mi possa dire di non, il passato mi viene spesso ricordato, il passato mio, io sono un consigliere comunale che nella precedente consigliatura c'è stato 5 anni. Sono inserito nel PD, sono stato eletto come indipendente nel PD, poi ci sono stati dei problemi che tanto è inutile ricordare, li sapete bene, che hanno portato anche al vostro successo elettorale. Quindi, per l'idea, per grazie. Cioè. E per essere franco, se no, ora che venga sempre il risultato, qualcuno ha fatto. Scusate, grazie. Veloci, ma la sua dichiarazione di voto? Sì, ma la seconda è l'astensione, Presidente, grazie. Grazie. Consigliere Lanzini? Insomma, finale ci scatta sempre la no, tra l'altro una precisazione a dire a onore del merito, quando facevo diciamo il commento sulla sicurezza parole, facevo una considerazione di carattere più generale, che poi sono i ciobando, su questo non c'è niente da dire, del resto tra l'altro lo aveva fatto anche la precedente amministrazione su un bando delle medesime caratteristiche sulla videosorveglianza, quindi insomma anche l'amministrazione diciamo spesso rappresentata come disastrosa, queste cose ci aveva lavorato senza delega specifica. Comunque venendo alla dichiarazione di voto, anche io diciamo mi unisco al coro e anche noi il gruppo al coro delle astensioni, appunto perché niente diciamo insomma incontrare, a riflettere, approfondire, a trovare gli strumenti per intervenire sul tema diciamo come ci siamo detto così complesso. Sicuramente il tema della delega, cioè il fatto che il ruolo del comune su questo sia centrale, oltre il tema della sensibilizzazione, oltre quello che già fa a termine di assistenza sociale, questo tema ci sembra fuori luogo e come dire, siamo una maniera di mettere un cappello su un tema che non è di competenza del comune, per questo ci asteniamo. Grazie. Grazie consigliere Valucini, consigliere Bono, chiarazione. Sì, no, a parte volevo un attimino, diceva che anche loro hanno fatto, sinceramente sul fatto della polizia municipale hanno fatto un disastro, ma parlato, giusto per confermare, no, che hanno trovato un bel lavoro.
E a parte quello, che ben venga qualunque cosa, qualunque contrasto venga fatto sulle droghe, su tutte queste cose, le prime cose cerchiamo di semplificare il più possibile, come si è detto prima, di cercare di avere fatti il più possibile e semplificare tutto. Poi il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie, consigliere Volo, consigliere Piagioli. Allora, io sono dell'idea che sia una mozione, secondo me, condivisibile, cioè condividibile al 100%, anche perché basta avere a che fare un po' con i ragazzi di oggi, cioè a 12 anni fumano 3-4 pacchetti al giorno di sigarette, mi è capitato gente 12 anni, 13 anni, quindi devono finire per il fumo, non immagino cosa possano fare negli anni a venire. Ovvio che all'interno della nostra comunità ci sono persone o comunque attraverso anche la misericordia ci sono percorsi di recupero, basta pensare il corso di, cioè, diciamo, il percorso di recupero della dipendenza dalla ludopatia, che è, diciamo, un progetto che porta avanti la misericordia. Lo vedo, non so bene di preciso che risultati si possano avere perché non me ne sono mai interessata, sono sincera, però diciamo ci sono medici sul nostro territorio che lavorano al CERT, quindi ci sarebbe anche la possibilità di far intervenire persone proprio qui del posto che conoscono, quindi la persone che conoscono la cittadinanza, che conoscono Agnana e che conoscono il problema, perché non è una questione che si può discutere secondo me qui in un consiglio comunale, però per carità la discussione è necessaria a mio avviso. Però sicuramente io non sono nessuno per dire facciamo questo piuttosto di quest'altro, quindi sarà un percorso che magari attraverso le commissioni, attraverso l'utilizzo di associazioni, attraverso l'utilizzo di persone che hanno più esperienza, perché comunque per parlare di dipendenza c'è la necessità di essere laureati in farmacologia e, insomma, e non solo, quindi sicuramente non mi ritengo all'altezza. Io semplicemente voto la mozione per quanto riguarda il contenuto e sono a favore. Grazie consigliere Bogioni. Consigliere Baruccelli, chiusura. Grazie presidente. Allora, innanzitutto grazie consigliere Rozzi di averci fatto vivere. Grazie di tutto. È stato un piacere. Sì. Grazie, ci ha detto che la devo ringraziare, la ringrazio. Però abbia pazienza, non è che mi dice è stato eletto come indipendente, l'ha fatta lunga, però c'è stato 4 anni e mezzo là dentro, è stato anche indipendente, però ci va. Sì, si confermano tante cose buone, sì, però se gli uffici sono vuoti perché non c'è personale, non sarà mia colpa solo di quegli altri, c'era anche lei dentro, eh. Non è che perché per 6 mesi è scappato dice no, io non c'entro niente, lo zampino che l'aveva messo, diciamo le cose giù. Detto questo, visto che ci ha voluto ravanare lei, io gli sono venuto dietro. Ho capito che lei sarebbe a favore delle droghe leggere, l'ha detto prima. Riporre attenzione, non è scappato il contrario, si percepiva altro, anche io percepivo l'azione, la percezione alle volte non ci si sbaglia, visto che è mezzanotte quasi, si è detto di chiudere. Scusate, si va avanti. Proposta numero 13. Porta anche fino. Va bene a tutti? No, volta non avete mandato. Si rimanda. Ma è vero, l'altra volta quella di Pancini si mandò. Ha ragione.
presentata dalla Lega Salvinariana e approvata, abbiamo ricollocato il crocifisso. Vale. Io ho messo tutto non avevo votato in la